Siamo ad inizio agosto 2017, caldo torrido, l'anticiclone denominato dai meteorologi Lucifero è arrivato in maniera importante con temperature vicine ai 40 gradi. Purtroppo l'attività lavorativa e la famiglia non ci permette di poter scegliere sempre i giorni in cui recarsi a pesca e il caso ha voluto che proprio in questi giorni due notti erano a disposizione per poter effettuare un'ottima sessione. Ottima le prerogative, come vi dicevo, le temperature sono veramente molto torride. Parliamo di un'estate che probabilmente verrà ricordata come una delle più calde di sempre da quando vengono registrati i dati climatici. Luna crescente quasi piena, per cui anche la fase lunare non è di certamente delle migliori, combinato al clima, temperatura dell'acqua che è sui 28 gradi, di certo non ci offre una situazione di pesca ottimale. Tuttavia non ci diamo per vinti, siamo qui lo stesso, tenteremo la sorte in queste due notti, tentando delle strategie differenti dal solito, optando anche per la pesca in alti fondali. Abbiamo scandagliato nei giorni precedenti, abbiamo trovato intorno ai 10-12 metri delle zone sassose che potrebbero essere molto interessanti per il transito delle carpe e presso le quali sicuramente caleremo anche i nostri inneschi, non disdegnando il sottoriva, soprattutto vicino agli alberi sommersi, che quasi sempre ci regala ottime catture, sicuramente durante la fase notturna. Scelta la strategia di pesca e gli spot in cui andremo a calare i nostri inganni, non ci resta che andare a scegliere le tipologie di bolesse da utilizzare. In questa sessione ci siamo basati principalmente su due informazioni principali, ovvero la scarsità di erbai presenti, per cui abbiamo la possibilità di pescare correttamente su fondali puliti, e la presenza di gamberi, killer, tartarughe, folaghe e molti altri elementi di disturbo che possono andare a danneggiare il nostro innesco. Per questo abbiamo scelto di utilizzare esclusivamente bolesse affondanti, proprio perché riusciamo a pescare in maniera corretta su fondali puliti, della dimensione di 24 e 26 mm, per non aver problemi o dubbi circa la corretta rimanere, corretto stare in pesca del nostro innesco. Boles, come sempre prediligo, self-made, sempre con i tre classici mix che nel 2017 ho utilizzato, di cui abbiamo parlato in alcuni video precedenti e che già ci hanno offerto discrete e numerose in quanto a catture. Il primo pesce stanotte ci è venuto a far visita nel classico albero sommerso sulla nostra sinistra, nonostante la temperatura comunque è andato in un medio-basso fondale cercare cibo. Pesce bellissimo, classica regina vulcanica di circa 14-14,5 kg. In piena salute, un po' magra, forse dovuto anche al notevole abbassamento del lago che ha comportato una crescita molto molto inferiore degli erbai rispetto agli anni precedenti. Andiamo a rilasciarla abbastanza rapidamente perché abbiamo tenuto in sacca per qualche ora per fare la foto questa mattina e è ora di farle riguadagnare la libertà, visto anche il gran caldo. E anche un bel bagno, magari una bella maschera per andare ad esplorare qualche fondale, ci sta sicuramente bene. Seconda cattura di stanotte, un'altra bella regina intorno
Hai 13 kg anche questa. Ci vengono a trovare questa notte tardi, piena notte. Ha boccato lungo un canneto alla nostra sinistra, in una zona di 5 metri d'acqua con fondale ciottoloso. In pratica stanno pagando sempre le stesse zone in cui catturiamo frequentemente. Per ora le canne su acqua profonda non hanno avuto nessun tipo di sussulto, pur avendo in essi molta fiducia. Andiamo a rilasciare anche questo stupendo pesce. Amo testare io stesso in pesca i prodotti novità e maggiormente venduti durante l'arco dell'anno. Nel 2017, per certo, una delle canne più vendute è stata la Rod Hutchinson Enduro 10 piedi 3,25 libbre. Come detto, come per altri prodotti, ho io stesso testato queste canne prendendone una batteria e utilizzandole già ormai da diversi mesi anche in condizioni abbastanza gravose. E dopo ormai 4-5 mesi di utilizzo, credo di essere in grado di darvi un giudizio finale su questa canna. Vi ho detto già in un video precedente delle varie caratteristiche tecniche che la contraddistinguono, ma non voglio parlarvi di ciò, ma soltanto dare il mio cenno positivo a questa canna. Veramente una canna molto interessante, polivalente, dal rapporto qualità-prezzo interessantissimo. Ricordiamo che siamo sotto i 90 euro a canna. Comunque è una canna in carbonio, costruita con anelli SICK, dal design molto accattivante, con un manico extra fino per gli amanti di questa tipologia. E che dire, ho avuto modo di combattere pesci anche in condizioni molto, molto drastiche, vicino ad alberi sommersi, in cui situazioni in cui ho dovuto forzare in maniera molto prepotente il pesce. La canna ha risposto bene, regalandomi una potenza veramente interessante e che mi ha consentito di tirare a me la preda. Non ho perlomeno io, per il mio modo di pescare, ho evidenziato nessun aspetto negativo. Forse, ma più che altro per mia abitudine, ho dovuto prendere mano con questo manico un attimino più prolungato rispetto a 10 piedi classiche con manici abbreviati. Perciò, che dire, promosso a pieni voti. Ci ha portato un bel regalone, una fantastica regina di oltre 19 kg. Bellissima, è molto arrabbiata. Andiamo subito a rilasciarla. Fantastica. Pesce che mi ha tenuto in barca per oltre mezz'ora stanotte. Credevo fosse addirittura più grande. Pesce stupendo, fantastico. Alla prossima. Andiamo a rilasciare.